Salve Griller d'Italia, un saluto da Sergio, Grillmaster Weber. Oggi, insieme al nostro Genesis 2, prepareremo una ricetta veramente gustosa. E siccome non si vive di sola carne, oggi faremo le capesante con la salsa a prezzemolo. La preparazione è di per sé molto veloce, molto rapida, però vedrete che il risultato sarà veramente gustoso e vi sorprenderà. Bene, adesso andiamo a accendere il nostro Genesis e andiamo a preriscaldarlo. Una cosa importante per i possessori del Genesis o comunque di qualsiasi dispositivo a gas, il mio consiglio è quello di accenderlo sempre con il coperchio aperto. Se ci fosse una perdita di gas all'interno, nel momento dell'accensione potrebbe diventare molto pericolosa. Quindi adesso apriamo il coperchio, andiamo a girare le nostre manovelle e provvediamo ad accendere tutti i singoli bruciatori. 1, 2 e 3. Li impostiamo all'incirca a una potenza intermedia e cerchiamo di portare il nostro dispositivo preriscaldandolo a 250 gradi circa. Ok, qui abbiamo le nostre cappesante. Le abbiamo precedentemente lavate e eliminato tutta la sabbia sia dalla cappesanta che dal guscio. Le abbiamo tamponate bene con della carta assorbente per asciugarle e le abbiamo ricomposte. La particolarità di questa ricetta è che noi andremo a grigliarle direttamente con tutto il guscio. Ora ci occuperemo della salsa prezzemolo. Salsa prezzemolo che è fondamentale in questa ricetta ed è una salsa che useremo per emulsionare la cappesante sia precedentemente, cioè ovvero prima di metterla in cottura, e anche dopo per servirle. Ok, allora per la salsa prezzemolo abbiamo bisogno di olio d'oliva, aceto di mele, del sale, prezzemolo già tritato, lime, dell'aglio in polvere, colatura d'alici, senape e pepe in grani da macinare. Bene, allora partiamo con il nostro olio d'oliva, una generosa dose, cerchiamo di riempiamo la nostra scodella. Ok, poi mettiamo qualche goccia di aceto di mele, perfetto, un pizzico di sale, cercando di non esagerare col sale perché dopo andremo ad aggiungere anche la colatura d'alici che darà molta salinità alla nostra salsa, quindi giusto un goccetto di sale, mettiamo il nostro prezzemolo, poi aggiungiamo il succo di lime, facciamo così, tagliamo il lime a metà, basta mezzo, faccio vedere una tecnica molto carina. Ecco qua, aggiungeremo anche un po' della buccia grattata che donerà un po' di oli essenziali del lime, giusto una grattatina. Procediamo con un pochino di aglio in polvere, la nostra colatura d'alici, anche questa senza esagerare, una puntina di senape e una dose generosa di pepe. Adesso andiamo a girare, emulsionare e poi andremo anche a assaggiare per vedere se è giusto di sale e tutti gli ingredienti sono bilanciati. Vediamo che si stanno amalgamando bene tutti gli ingredienti. Ok, adesso andiamo a assaggiare la nostra salsa per vedere se è giusto anche di sale. Direi che è perfetta, siamo pronti a passarla sopra le nostre cappesante. Adesso andiamo a passare la nostra salsetta sulle nostre cappesante in questa maniera. Bene, ecco qua, questa salsa è veramente gustosa, vedrete che la ricetta sarà molto molto saporita ed è anche una salsa che si può usare benissimo per accompagnare qualsiasi tipo di grigliata di pesce, sta molto bene un po' con tutti i tipologie di pesce. Ecco fatto, adesso siamo pronti per andare in griglia. Perfetto, il nostro dispositivo ha raggiunto i 250 gradi, adesso siamo pronti a mettere le capesante sulle griglie. Apriamo il nostro coperchio. Possiamo fare con le mani stesse e, come avevo già detto precedentemente, andiamo a posizionare le capesante sulla griglia con tutto il guscio. Mettiamole con questa disposizione.
direi che questa sia una quantità perfetta di capesante per questa dimensione di griglia. Ok, adesso andiamo a chiudere il nostro coperchio e aspettiamo. Ok, le nostre capesante sono in cottura, adesso oggi non utilizzeremo un termometro per andare a testare la temperatura per vedere quando saranno pronte, basterà utilizzare uno stecchino da denti, le andremo a forare, se lo stecchino penetrerà in maniera adeguata le nostre capesante saranno pronte per essere servite. Ok, sono trascorsi circa 20 minuti, adesso andiamo a fare la prova dello stecchino a vedere se le nostre capesante sono pronte. Le andiamo a infilzare, direi che penetra molto bene. Bene, direi che non ci resta che assaggiare. Ok, siamo pronti per il nostro assaggio. Prima di ovviamente di mangiarle, andiamo a ripassarle con un po' della nostra salsetta. Ora assaggerò questa, che è quella un pochino più grande e più succosa. Prendo la mia forchetta, il mio coltello, taglierò, quindi si taglia perfettamente. Ok, assaggiamo. Cotte perfettamente, gustosissime, non c'è niente da aggiungere, ragazzi. Un saluto da Sergio, mi raccomando, provate anche voi e ci vediamo alla prossima.